Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. In questa lezione ci occuperemo di analizzare alcune delle feature più interessanti riguardanti il mixer di Studio One, proprio perché molte delle domande che ho trovato all'interno del nostro gruppo su Facebook, Studio One Pro Italy, mi hanno fatto capire che alcune cose che spesso do per scontato non lo sono. Quindi andiamo a vedere queste piccole potenzialità all'interno proprio del mixer di Studio One. Partiamo con una delle domande più frequenti, che è quella di non riesco a vedere gli out o gli input sui canali del mixer. Questo è molto semplice perché Studio One è estensibile. Come vediamo, anche i rapporti tra i decibel sui fader cambiano con lo spostamento e come vediamo escono poi fuori tutte le informazioni relative agli in e out del canale. Ovviamente sui bus troviamo, cliccando all'interno, i canali che sono coinvolti nel bus. Questo è comodo poi per poter tornare sul canale direttamente. E ovviamente l'uscita del canale bus in questo caso. Quando noi andiamo invece sulle tracce audio, sulle tracce MIDI troviamo sia l'input audio e l'uscita audio, in questo caso nel bus bass, oppure il canale MIDI che fa riferimento allo strumento. Cliccando all'interno appare ovviamente subito il nostro instrument di riferimento e l'uscita poi audio verso il bus, in questo caso pads. L'ordine poi che fa riferimento ai bus, come abbiamo più volte visto, è selezionabile qui nelle opzioni a sinistra, quindi in questo caso possiamo scegliere di tenere gli FX channel tutti a destra o tutti a sinistra. Lo stesso vale per i bus e per i VCA, oppure possiamo preservare l'ordine dei canali in base alla folder track. In questo caso è quello che sto facendo. Ho inserito tutti i bus all'interno di un folder che si trova qui sull'arrangiamento, eccolo qua, folder bus, e quindi una volta che io li sposto posso poi ritrovare questa configurazione sul mixer, come vediamo, e posso ovviamente rifarlo dall'interno del mixer. È molto comodo per poterli organizzare, in questo caso nel mixer, dove io preferisco avere alla termine del mixer tutti i bus e gli effetti, che poi possono essere ovviamente spenti o accesi direttamente da queste configurazioni qui al lato. Vi rimando comunque al video sul mixer di Studio One per approfondire al meglio questi argomenti. Sempre qui nelle preferenze poi troviamo la possibilità di mostrare o nascondere i canali sia nel mixer che nell'arrangiamento. La possibilità di colorarli, quindi dare un colore intero a tutto il canale. I colori sono quelli scelti qui sotto, quindi una volta che noi cambiamo qui colore, cambia colore tutto il canale. E la possibilità poi di colorare il plugin header, quindi la parte sopra del plugin che ci ricorda a quale canale appartiene. Infatti qui in questo caso il compressore assume il viola che ho utilizzato per gli effetti, perché si trova proprio nel canale effetti. Lo stesso accade anche per gli input controls che vediamo qui in alto. Infatti una volta attivati poi appaiono per poter gestire il gain in ingresso nel canale e le possibilità di invertire la polarità dei canali stereo o mono. Troviamo poi sotto il show hide dei sends, come vediamo, il VCA connection che si apre appunto sotto ogni fader. Poi una volta creato un VCA è possibile assegnarlo direttamente da qui dentro. Il group assignment, se vogliamo creare dei gruppi appartenenti proprio per poter concentrare le automazioni di alcuni dei canali. E il channel notes per inserire proprio delle note a margine sotto il canale che possono far riferimento ad esempio a dei settaggi di macchine outboard esterne. L'ultimo fa riferimento al listen bus, come vediamo, e ha la possibilità di utilizzarlo in solo true, come abbiamo già visto nelle lezioni riguardanti proprio il listen bus e l'uso del listen bus. Quindi qui al lato a sinistra troviamo le opzioni di visualizzazione delle feature del mixer. Qui sotto in basso troviamo la possibilità di costringere il mixer, quindi soltanto sui fader, e quindi aprire poi la parte superiore con i plugin e stringere tutti i fader per avere un controllo più visivo di tutti i canali in maniera più semplice. Questo poi ovviamente nasconde la parte dei plugin, ma ci permette di avere una visualizzazione riguardante proprio i meters, quindi è comodo per poter vedere ogni canale. Ovviamente i meters sono post fader in questo caso,
Per poterli avere pre-fader basterà cliccare con il tasto destro e selezionare pre-fader metering. Possiamo poi scegliere appunto la possibilità di vedere soltanto i picchi, picchi RMS, le informazioni doppie, la lunghezza dell'RMS se vogliamo che sia più lenta e il peak hold per lasciare appunto il segno dei picchi per capire dove arriva quindi poi il nostro segnale all'interno del canale. Questa riga gialla che vedete qui al lato e che qua si accende e si spegne fa parte del release del compressore che è inserito all'interno del canale e che noi vediamo normalmente quando ci troviamo in modalità espansa al lato del fader. Quando ci troviamo in modalità costretta possiamo cliccare due volte per aprire semplicemente il canale e quindi avere una immagine rapida per poter ritoccare ciò che ci interessa, molto pratico, utilissimo come sistema. Se vogliamo che questa funzione venga attivata ogni volta che selezioniamo un canale, dovremo nelle preferenze scegliere Auto Expand Select Channel, quindi ricordiamoci di attivare questa funzione. Ovviamente con questo pulsante in alto possiamo staccare il mixer, quindi portarlo su un'altra finestra, comodissimo per, io lo tengo ad esempio su un secondo monitor qui al lato, ricliccare all'interno del detach per riportarlo sull'arrangiamento. Nel caso in cui non vedessimo i sense, magari ci troviamo in questa situazione, quindi non sappiamo come mostrarli, scendiamo in basso con il mouse lentamente finché appare questa icona e trasciniamo poi in alto i sense che non riusciamo a vedere. Un'altra feature interessante del Mixer di Studio One è l'espansione dei plugin. Possiamo cliccare all'interno una volta e vedere il nostro plugin raffigurato e modificare eventualmente alcune caratteristiche, come in questo caso l'equalizzatore, il compressore o in alcuni casi quando i plugin di terze parti lo permettono la possibilità di vedere all'interno questo tipo di feature. Quindi con tutti i plugin di Studio One siamo in grado di attivare questa funzione di espansione, non è detto che funzioni con tutti i software di terze parti. In questo caso il BXXL di Plugin Alliance permette l'utilizzo dei parametri come vediamo all'interno sempre del mixer di Studio One, come vediamo con il sistema di espansione. Questo non accade ad esempio con i FAB filter. Un'altra richiesta è quella di capire dove si trova ad esempio il volume del click. Ricordiamoci che è qui all'interno dei bus master, in questo caso il main e il listen bus. Cliccando qui infatti possiamo alzare o abbassare il volume del click che arriva o in cuffia o all'esterno. Lo stesso sistema lo troviamo ovviamente nella sezione outputs, quindi ogni canale output fisico della nostra scheda audio possiede il controllo di volume del click, quindi l'accensione anche del click nel canale. Se non vogliamo quindi ascoltare il click nel nostro master ma soltanto nel listen bus, lo spostiamo in questo modo attraverso lo switching. Nella sezione external device, molto poco utilizzata, che troviamo qui nel pulsante external, troviamo la possibilità di lavorare, quindi configurare le nostre tastiere, in questo caso il mio fader port. Cliccando all'interno ho l'opzione di configurazione dei canali e i pulsanti user che posso assegnare anche ad altre funzioni. Lo stesso accade per il complete control, la serie S, quindi la mia tastiera di complete, e ovviamente l'Atom SQ che posso poi muovere all'interno delle pagine che ho qui a disposizione per assegnare poi funzioni alternative con il pulsante tasto destro direttamente sulle funzioni ad esempio dei plugin all'interno di Studio One. Ovviamente poi abbiamo la finestra degli instrument, come vediamo qui al lato, in questo momento l'ho lasciata aperta. Cliccando una sola volta sull'instrument posso attivare le uscite secondarie di ogni instrument, in questo caso di Addicted Drums, mentre Spire o Ana non possiedono uscite secondarie ad esempio. Contact sì, quindi posso attivarlo. Nel caso di Extended possiamo vedere anche qui il LED di funzionamento del plugin di terze parti che sta suonando in questo determinato momento, in questo caso Pianotech sta suonando e quindi vediamo qui un LED che ci indica che sta suonando. È utile anche per vedere che cosa sta suonando dei nostri instrument che abbiamo aperto e quindi scegliere poi di spegnere quelli che non stiamo utilizzando. Stessa cosa può essere attivata qui sotto. Abbiamo poi la possibilità di lavorare sulla pagina delle scene di Studio One e dei gruppi, dove abbiamo già visto nel tutorial riguardante le scene come possiamo creare dei mix secondari all'interno della stessa song. Questo è comodo per poter avere prospettive di mix diverse senza dover salvare diverse sessioni della song e anche poter avere una song con più mix alternativi o anche magari nella situazione di
tutorial, insegnamento, avere il mix dell'insegnante e dell'allievo, ad esempio. Basta semplicemente creare una nuova scena del mixer. Tornando invece all'utilizzo dei gruppi, possiamo creare dei gruppi, ad esempio chitarre elettriche, group select tracks, lo chiamiamo guitars, e poter poi scegliere di lavorarli contemporaneamente, come vediamo, e con il tasto destro qui in alto scegliere che cosa pilotare contemporaneamente, soltanto il pan, soltanto il volume, evitando che tutti gli altri parametri vengano collegati, ad esempio. Non dimentichiamoci inoltre una delle feature contenute proprio nel mixer di Studio One 5, quella di poter scegliere di vedere soltanto le tracce che ci interessano. Quindi se noi scriviamo guitar, soltanto i canali e le tracce contenenti la scritta guitar, GT in questo caso, vengono mostrati nel mixer. Oppure soltanto snare, ed è un sistema rapidissimo, io lo adoro, per poter cercare velocemente tutte le tracce che mi interessa editare sul mixer senza dover fare avanti e indietro per tutto il mixer. Kick, eccetera eccetera. La funzione di visualizzazione qui al lato serve proprio per scegliere poi le pagine da vedere. Posso chiudere tutti i canali, come vediamo, in maniera rapida, e quindi non vederli all'interno del mixer. In questo caso posso scegliere di spegnerli tutti e accendere soltanto, ad esempio, le tracce che stanno suonando, ed avere un mix relativo soltanto ai canali che sono coinvolti. Posso poi salvare questo come scena ed averlo come pagina, ad esempio. Questo lo chiamerei scena bass effetti, così da poter tornare poi sulle altre scene del mixer e tornare direttamente su bass effetti senza dover selezionare o deselezionare queste funzioni qui. È quello che prima veniva chiamato pagine nelle versioni di Studio One 4. In questo caso il sistema è molto più espanso e ci permette appunto di configurare rapidamente pagine mixer e anche sezioni di mixer che facciano riferimento ad esempio soltanto alla batteria, soltanto alle chitarre o alle voci, evitandoci quindi di muoverci rapidamente da un canale all'altro. Le stesse scene poi possono essere richiamate dal controller, in questo caso il mio Fader Port 16. Per nascondere le sezioni basterà semplicemente cliccare qui sull'icona ed avere il mixer più espanso possibile sul monitor. Ultimo, in alto troviamo l'IO Setup, quindi entrando qui dentro possiamo controllare tutte gli ingressi e le uscite della nostra scheda audio, del nostro sistema in studio, quindi routing, salvarlo, caricarlo e andare poi nella gestione delle preferenze generali della song. Questo pulsantino al lato ci permette di aggiungere bus, effetti, VCA e aux channel. Lo stesso possiamo fare con il tasto destro del mouse all'interno del mixer e quindi scegliere anche di lavorare con alcune delle funzioni che troviamo nelle preferenze del mixer, come ad esempio creare un bus per i canali selezionati. Possiamo ad esempio scegliere tutti questi canali e inviarli ad un bus supplementare. Se avete altre domande sul mixer di Studio One o sulle funzioni di Studio One, vi rimando al nostro gruppo ufficiale su Facebook Studio One Pro Italy, dove trovate me ed altri utenti che vi aiuteranno nell'utilizzo di Studio One e nella scoperta delle funzioni più avanzate. Tantissime altre lezioni le trovate all'interno del mio corso ufficiale di Studio One, che si trova su www.proaudiolearning.com. Una volta acquistato il corso, troverete ogni mese delle nuovissime lezioni in maniera assolutamente gratuita. Quindi il corso verrà espanso poi gratuitamente durante il proseguo degli update di Studio One per integrare appunto le funzioni nuove ed avere sempre il corso aggiornato all'ultima release di Studio One. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!